Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Come state? Spero che siete bene e che stia trascorrendo una splendida giornata. Siamo qui ancora a parlare di Juventus perché oggi ci sarebbe dovuto essere, anzi c'è stato l'ennesimo incontro tra la dirigenza bianconera e quella e il board neroverde del Sassuolo per parlare di Manuel Locatelli, per cercare di arrivare a un punto di congiunzione e trovare la quadra definitiva per un ipotetico trasferimento definitivo. Ovviamente vi invito, prima di parlarne, di iscrivervi al canale e di mettere un like al video, che è sempre molto importante. Dicevamo quindi di Manuel Locatelli. Allora, neanche questo incontro ha portato a qualcosa di concreto, vale a dire, o meglio, molti si aspettavano, tifosi e anche, diciamo, addetti ai lavori, tra tifosi che ero anch'io, si aspettavano un pochino una sorta di fumata bianca, ma se non bianca, di un grigio molto pallido. Mi aspettavo onestamente, come un po' tutti, che le dirigenze uscissero e i giornali portassero la notizia: ok, siamo quasi al punto d'arrivo. In realtà non è stato così, nel senso, vi è stato un avvicinamento da parte del Sassuolo. Quindi, come già comunque sapeva, un ammorbidimento delle richieste da parte dei neroverdi, ma ancora manca, o meglio, sembra addirittura che siano giunti a un accordo sulla valutazione del calciatore. Quindi i famosi 10 milioni di euro dovrebbero tecnicamente essere stati limati. Quindi il problema ora sembra essere la formula, perché comunque si... come anche nel video di stamattina avevo detto che all'inizio la Juve voleva un prestito biennale condizionato, mentre il Sassuolo voleva un prestito annuale con obbligo di riscatto. Per quanto riguarda la Juventus, poi c'era anche il discorso di qualificazione in Champions come possibile condizione. Ma io penso che, dato che ovviamente non c'è dato sapere, salvo le fonti veramente dentro la squadra e comunque dei giornalisti magari molto dentro, penso che sia difficile far uscire qualcosa dal punto di vista di news o di dato oggettivo. Possiamo solo fare un ragionamento puramente logico e io penso che in primis settimana prossima comunque è previsto un nuovo incontro e penso che sia anche l'ultimo, anche perché sarebbe la settimana, la prossima è quella settimana che ci porta al primo campionato del 22, quindi non penso che entrambe le squadre vogliano trovare una quadra in questi giorni che mancano. Io penso che più il tempo va avanti, più la trattativa va avanti, e di contro più penso che si chiuderà, perché un qualcosa che si protrae così per lungo, poi alla fine arriva un certo punto che si è stremato e non vuoi mandare a quel paese tutte le fatiche fatte i giorni prima. Quindi in questo caso si parla di basi certe, cioè le fatiche sono le basi certe che sono state poste fino ad ora, quindi l'intenzione del calciatore, quindi la volontà comunque del Sassuolo di monetizzare, la volontà della Juve di acquistare il calciatore e comunque in quest'ultimo incontro di venirsi, di avvicinarsi, di limare questi dettagli. Quindi io penso che Locatelli arriverà. Poi non scordiamo che comunque noi diciamo sempre: vabbè, ma la 22 è la prima data di campionato. Sì, verissimo, ma non scordiamo che il mercato, quindi non l'inizio del campionato, ma la fine del mercato è a fine mese, no? Quindi la vera deadline è la fine del mercato, non è l'inizio del campionato. Cioè non sarebbe assurdo magari vedere un Locatelli giocare la prima col Sassuolo e poi dopo trasferirsi alla Juve. Certo, io penso che qualora anche se dovesse la trattativa protrarsi fino a fine campionato, io penso che, la trattativa dovesse protrarsi fino alla fine del mercato, io penso che la prima Locatelli non la giochi. E soprattutto se non la giochi, se non la giocherà, sarebbe un'ulteriore conferma che comunque la trattativa con la Juve è praticamente quasi chiusa. Poi certo, tutti
speriamo, vogliamo e immaginiamo che settimana prossima, bim bum bam, fai l'ultimo incontro, definisci il tutto e bam, e subito ti trovi un locatelli in squadra. Io avrei preferito, come anche molti, averlo prima in squadra, onestamente, perché avrebbe avuto un po' più tempo per amalgamarsi, per conoscere il gruppo, per conoscere meglio il tecnico e tutto quanto. Io penso che se Locatelli dovesse arrivare anche settimana prossima, io penso che prima di inizio settembre, diciamo che potrebbe entrare stabilmente nella Juve squadra titolare dopo la prima sosta nazionale, non prima. Poi magari può venire schierato eventualmente per emergenza, perché comunque sappiamo contro l'Udinese scendere in campo un centrocampo molto maneggiato, si parla di Bernardeschi con un McKennie squalificato, Bernardeschi c'era con Mezzala, quindi insomma la situazione per la prima giornata quantomeno non è rosea. Però ecco, ripeto, secondo me Locatelli potrebbe seriamente firmare per la Juventus al massimo per fine mercato, sensazione personale. E speriamo che quello della prossima settimana sia l'incontro esolutivo. Ovviamente a breve ci sarà anche un ultimo incontro tra Jorge Antun e la Juventus e diciamo, la dirigenza juventina per definire il rinnovo di Paulo Dybala. Sembra che le pretese siano abbassate, da 10 l'offerta della Juve dovrebbe essere sugli 8 milioni di euro più bonus, e staremo un po' a vedere quel che succederà. Vero è che Allegri quest'anno su Dybala ci vuole puntare, e da vedere poi se magari come esterno in un 4-3 o come prima punta. Lì poi dipende da Allegri, ma dipende anche da Ronaldo e dalla voglia di sacrificarsi, diciamo, per il gruppo, mettiamola così. Quindi per questo video penso che sia tutto, cioè nel senso di Locatelli stavo già detta, e comunque queste sono le cose che ballano, è la carne al fuoco. Sì, l'unica cosa potrebbe essere Pjanic, rimane sempre sul punto che il Barcellona disposto a darlo via anche a zero, però deve abbassarsi lo stipendio, perché la Juve non può garantire 8 milioni e mezzo di euro netti, quindi si pensa che magari in parte lo stipendio possa essere pagato anche dal Barcellona, anche perché il Barcellona sta cercando di vendere altri giocatori oltre lui. Si parla di Coutinho, addirittura offerto alla Lazio, per dire. Quindi insomma la situazione è un po' particolare per loro, e quindi in quest'ultima fase di mercato, quest'ultimo quarto di mercato, staremo a vedere. E dopo tutti i nomi caldi della Juve si chiamano Locatelli, Pjanic e diciamo il rinnovo di Dybala, cioè quindi più che nomi, diciamo, sono questi tre fronti sulla quale la dirigenza juventina sta lavorando. Per il resto niente a dire. Ragazzi, se il video vi è piaciuto, mi raccomando un like, un mi piace e la campanellina. Ci vediamo quindi al prossimo video e vi auguro una buona serata. Ciao ragazzi!